esame e approvazione e rettifica del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012. Praticamente nel senso che in fase di invio a tutti i punti di dati per partire da quelli si è verificato praticamente un'anomalia del diritto di studio italiano. Questa anomalia praticamente è dovuta al fatto che l'emissione dei mandati è risultata praticamente superiore all'importo conferito dagli impegni, per cui abbiamo dovuto sostanzialmente ricordare che c'è stata una differenza di 5.263 euro tra gli impegni che sono stati praticamente i mandati emessi, per cui la cifra da correggere secondo i dati dell'ufficio ragioneria sono praticamente di 17.765, porto corretto, rispetto ai 12.503 che era il dato inizialmente consegnato. Era un errore materiale, sì. Legato praticamente a chi fonda l'attività finanziaria, proprio una questione tecnica. Non lei dice quello finale. Questo è una cosa scomposta, si è riflettito anche questo dato qui, errato, si riflette sui residui passivi, quindi vanno praticamente corretti, anziché 491.000 devono essere praticamente di 496 e conseguentemente sulla nostra amministrazione. Nella nostra amministrazione 2012 noi avevamo concluso con 52.598, per effetto di questa rettifica l'avanzo diventa 47.836. Per cui questi tre dati, il porto degli impegni, il porto dei residui, avanzo di amministrazione fanno proprio anche sì. Esatto. E quindi sì. Noi c'è il parere della revisione che appunto sostanzialmente prendiamo del proprio materiale e quindi riformulare il risultato della gestione finanziaria. Quindi la nostra amministrazione è 47.000, non più di 52.000, non è precedentemente dichiarata. Ci sono osservazioni? Pongo in votazione, favorevoli? Sei? Assenti contro adesso. Bisogna fare l'immediata esecuzione. Immediata esecutività della delibera, favorevoli?